A sirene spiegate, sulla strada della droga, scatta il blitz, i carabinieri fanno irruzione in una pizzeria di Valdagno. Specialità della casa, pizza e coca, non quella sul menù però, coca in polvere, polvere bianca. Sono le 8:30 di sera quando i militari trovano alcuni clienti del locale con della cocaina. Scatta la perquisizione della pizzeria, il titolare viene trovato con 16 grammi di cocaina suddivisa in 18 dosi. Anche il pizzaiolo ha 16 grammi di coca, ma suddivisa in 22 dosi, oltre a 800 euro. La perquisizione si sposta allora nelle case dei due, dove vengono sequestrati altri 27 grammi di cocaina e 250 grammi di hashish, oltre a 7.200 euro, un bilancino e materiale per il confezionamento. Il titolare del locale e il pizzaiolo sono stati arrestati e portati alla casa circondariale di Vicenza. Pizza e coca, questa volta, sono stati indigesti.